Buongiorno camminatore, come vi ho detto avrei ricominciato a camminare e per come festeggiare questa decisione se non facendo un anello mortale di 55 km, 2800 metri di salita e 2800 metri di discesa. Sto partendo dal parcheggio del centro visite Carnè, del parco del Carnè, quindi Vena del Gesso. Questo anello congiungerà vari percorsi che vi ho già mostrato in vari video, quindi vediamo chi è il più bravo di voi a vedere se riesce a congiungere tutti i pezzi dei video che ho fatto nel corso degli anni, perché ne ho fatti tanti qua in zona e vediamo se ce la fate. Parco regionale Vena del Gesso Romagnola. La giornata è stupenda, il meteo mi ha messo buono sia oggi che un po' domani, forse farà un po' schifo. Mi sono portato il mio tarp che ho cucito. Questa gente è la vista della Romagna. E si parte! Questa è la fine che farò alla fine dell'anello. Mi sono però dimenticato di dirvi due cose. Prima cosa, il percorso che sto facendo si chiama Corolla delle Ginestre. Ha preso questo nome perché ci dovrebbero essere le ginestre in fiori. In questo periodo le ginestre in fiori non ci sono. Spero di potervi portare in futuro quando ci saranno. Seconda cosa, il mio obiettivo della giornata di oggi, spero di riuscire ad arrivarci, è quello di arrivare a Monte Battaglia. Un monte con in cima una rocca, una torre di una rocca medievale, teatro di scontri nel Medioevo durante la Seconda Guerra Mondiale, un luogo pazzesco che sono estremamente curioso di vedere. Sono già arrivato a Cacane. Che figata! Il peggio della salita però deve ancora venire. C'è sto strappettino qui. Ah! Io tomo il cappotto. Ragazzi, che pesa! Che pesa! Chi è che dice che bisogna andare solo su le Alpi? Ah, per fare questi dislivelli. Guardate, l'Appennino mi sta spaccando già a metà. Non è ancora mezzogiorno. Devo fare ancora un botto di strada. Quello laggiù è Zattaglia. Ragazzi, questa è la ginestra odorosa, quella che dà il nome a questo percorso. Come potete vedere, è ancora un po' indietro. Si vedono però le gemme che iniziano a lavorare. Ah, dovrebbero sbocciare verso maggio. Maggio-giugno. Ho sfatto. Ah, Madonna che fatica. Madonna che caldo. Puttana. Queste discesine ripide. Che ansia. Salite ripide. Discese ripide. Tutto ripido qua. Sembra quasi di essere su un'altra via. Tra le altre cose, il rapporto dislivello chilometri su questo percorso è di pochissimo più basso dell'alta via numero 1 delle Dolomiti, per farvi intendere il grado di sofferenza che questo percorso mi sta arrecando alle mie membra poco allenate e poco abituate a farsi un trekking di 2 giorni. Il problema sarà domani. Thank you.
ce l'ho fatta! Sì! No! No! No, ce n'è un altro! E quello monte la volpe! No! Eccomi, arrivato a Monte della Volpe. Ho fatto il grave errore di guardare quanto manca a Monte Battaglia, che adesso nel massimo dei miei poteri ve lo mostro. Ragazzi, adesso ci proviamo. L'ultimo che è tutto. Monte Battaglia è quello lì, con quello speroncino su che è la rocca. E dato che ho praticamente terminato l'acqua, più o meno secondo i piani, perché l'unica fontana che troverò da adesso fino a fine giornata sarà quella di Borgo Rivola e poi il mio obiettivo, cioè Monte Battaglia, sperando che effettivamente ci sia l'acqua lì. Se lì non c'è l'acqua è un bel casino. Stamattina ero là dietro, ancora più dietro dell'ultimo spuntone, e vedo davanti a me quello che spero essere Monte Battaglia, perché se non è Monte Battaglia sono cazzi. Momento gente di lasciarci alle spalle la Venere del Gesso Romagnola, sulla quale adesso in questo momento mi trovo ancora fra qualche metro, non mi ci troverò più, ma andarmene senza spiegarvi minimamente che cos'è mi sembra brutto, quindi vi dico brevemente che cos'è la Venere del Gesso Romagnola. In pratica gente, 6 milioni di anni fa il Mediterraneo in modo ciclico è evaporato e l'evaporazione ha causato la precipitazione del gesso che era contenuto nell'acqua e si sono formati questi strati. Col tempo questi, durante l'orogenesi appenninica, sono spuff usciti fuori. Niente, col tempo l'acqua li ha scoperti attraverso l'erosione, ma ci sono tanti altri misteri che vi potrei raccontare, soltanto ci vorrebbe un video a parte oppure un'escursione qua in zona direttamente. Benvenuti a Monte Battaglia, luogo teatro di una delle battaglie più sanguinose dell'Appennino della Seconda Guerra Mondiale. La 36esima Brigata Garibaldi prese di nascosto Monte Battaglia, lo tenne per un paio di giorni di combattimenti contro le truppe tedesche, vennero poi affiancati dalle truppe americane, dei Blue Devils se non mi sbaglio, e combatterono per altri 4 giorni. Le testimonianze sono veramente, cioè, assurde. Ci si poteva muovere solo di notte e non si vedeva niente, quindi si calpestavano i cadaveri dei propri compagni, un casino insomma, la roba più pesa in assoluto. Immaginate questo luogo senza alberi, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale tutte queste aree appenniniche erano totalmente disboscate. E voi dite, vabbè, ci si nascondeva, no, era come essere, cioè era come essere vestiti di nero sulla neve, ti vedevano da chilometri di distanza sulle pareti brulle degli Appennini, di questi Appennini qui. E la Peppa, qua siamo attrezzati come per una sagra. Noi l'abbiamo trovata, ora bisogna vedere se c'è l'acqua. No, giurami che non c'è l'acqua.
Devo, ragazzi, me lo sentivo, mi sentivo che l'acqua su sto percorso era un problema. Infatti ieri mi ero detto, vado a nascondere delle bottiglie d'acqua in un punto vicino alla strada, così sono sicuro di avere l'acqua. Ma poi ho detto, vabbè, dai, lo faccio dall'altra parte, mi carico abbastanza di acqua a Borgo Rivola, che tanto a Monte Battaglia c'è una fontana. Mio malgrado, gente, sono costretto a ripiegare verso Casola Valsenio. Purtroppo ho solo 750 millilitri di acqua e quindi niente, adesso scendo, oddio, un po', un quarto d'orino, inizio a cercare un posto dove mettermi con il tarp e poi dopo uso quell'acqua un po' per cucinare, un po' per bere e domani mattina vedo di arrivare il prima possibile a Casola. Ed ecco che ricomincia la vecchia caccia del trovare un posto dove mettersi con la tenda. Mi sono ritrovato su questa strada forestale che in generale non vi consiglio di mettervi nei pressi di una strada forestale. Metti anche soltanto, passo una macchina di notte, ci parco, cioè ci prendiamo paura. Qualcuno ha detto night hiking. Mi trovo in questo castagneto privato, in realtà, quindi non ho tanto piacere di mettermi qui con il tarp. È pieno di castagne, di ricci di castagne, quindi mi foro le chiappotte ed è troppo aperto, quindi non è il top, per cui adesso mi faccio da mangiare, mangio, mi rinfocillo per bene e poi dopo riparto e scendo un altro po' a vedere se riesco a trovare qualche anfratto dove mettermi. Gente, ho trovato un anfratto qui vicino alla chiesa di San Ruffillo, non è il top, un po' troppo vicino alla strada, ma questo è quello che passa il convento. Dopo non credo veramente di riuscire a trovare altri posti, ho garantito domattina, poi quando inizio a camminare troverò sicuramente un posto migliore. Cambio di programma, gente, ho trovato un altro spot, in realtà a pochissima distanza da qui, un po' meglio, un po' più stealth e sotto un alberello, molto 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 meglio. Bene, gente, mi sono accampato, sono tutto sotto il mio tarpino, avrei potuto montarlo meglio ma facciamo con quel che possiamo. È il primo trekking in cui dormo fuori da 5 mesi, quindi bisogna riprenderci un pochino la mano e direi che è meglio farlo qui nelle mie zone che sperduto da qualche parte a 2000 metri. Bene, gente, benvenuti nel mio bordello. Il bordello. Ah, dai, ci vediamo domattina, ragazzi. Speriamo vada tutto bene, non mi si congeli niente, non faccio troppo freddo. Io mi ingozzo, nel dubbio mangio. A domattina, ciao. Buongiorno, gente. Non è stata una delle mie notti migliori, devo essere sincero. C'erano tanti animali, penso, perché ho sentito tanti tanti rumori. Ogni volta che chiudevo gli occhi sentivo un rumore, mi svegliavo e facevo oddio, che cos'è stato? Non sono più tanto abituato da mia Nintendo, devo dire la verità. Sono arrivato a Speleopolis. Raga, i gatti mi amano. Ogni gatto arriva da me. Questo scappa però. Da 2 ore che salgo, sta salita non finisce più, asfalto, ripida, vista, ok,
caldo al sole, freddo all'ombra. Ce le abbiamo tutte. Madonna. E adesso devo continuare a salire per ricongiungermi con l'altro crinale. Ma non è questo il crinale. Dopo questa salita dovrò scendere di nuovo e salire per l'ultima volta. Stamattina mentre scendevo da San Ruffillo, dove mi sono accampato, pensavo che questo trekking fosse stato un po' un fallimento, perché in primo luogo lo faccio come sopralluogo, perché un anello così stronzo nell'Appennino romagnolo, mi piacerebbe poterlo condividere con voi, potervi portare a fare lo stesso trekking, però chiaramente non è stato un fallimento, perché ho capito che non c'è acqua. Nel caso dovessi farlo con voi, dovrei portare su delle taniche d'acqua un paio di giorni prima, il giorno prima, per poter avere le riserve d'acqua. Anzi, è un'esperienza iper allenante. C'ho le gambe che sono due tronchetti, raga, anche in discesa le sento belle 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 pesanti. Guardate la vena del gesso quanto è bella. Noi eravamo là su ieri, eravamo là in cima. Sembra qualcosa di magico nel tornare all'auto dopo aver fatto 52 km, 51 km in due giorni con dei dislivelli così pesi. Alla fine ho fatto un breve conto, deve essere arrivato a 2400 metri di salita e 2400 di discesa invece che i 2008 originari. Però sono anche arrivato 2 ore prima del previsto, quindi teoricamente in 2 giorni ce l'avrei dovuta fare, anche se a livello muscolare sono abbastanza KO. Per fortuna a livello articolare sto bene, ho avuto un certo fastidio alla caviglia sinistra per un certo periodo, poi è passata all'improvviso dopo pranzo oggi, chissà, magari era la caviglia che mi diceva che ho fame. Quindi grazie per avermi accompagnato in questo video, vediamo se il furgone c'è o non c'è. Il furgone non ci fosse più. Il furgone c'è! Ci sono multe, il furgone è qui, io vado a casa. Grazie ancora, ci voleva veramente, grazie per il supporto che mi avete dato nell'ultimo video, nei commenti. Grazie, ci vediamo col prossimo video. Ciao ciao!